Presidente, rubo veramente 60 secondi ai lavori dell'Aula che stanno diventando forse troppo lunghi. Comunque, con questi due emendamenti non andiamo a togliere nulla perché togliamo circa 60.000 euro su un fondo di circa mezzo milione di euro per l'installazione di rastrelliere, quindi non andiamo minimamente a vanificare questo intervento, sarà ovviamente recuperato il prossimo anno, ma comunque è un fondo molto ampio, i risultati li state vedendo. Per quanto riguarda la parte che andiamo a togliere nell'intervento del 13° municipio, è una parte che non sarebbe stata impegnata comunque quest'anno, quindi sarebbero stati in ogni caso fondi persi, li andiamo a concentrare su un intervento che è pronto, che è la riqualificazione di Via La Spezia e Via Taranto. Si è chiusa la conferenza dei servizi, il Dipartimento Mobilità e Roma Servizi della Mobilità hanno fatto un ottimo lavoro e quindi è un cantiere che sicuramente la gara per i lavori può partire entro quest'anno e quindi fondi che saranno ben impegnati e ben spesi perché il progetto è un progetto importante, prevede una corsia preferenziale, una ciclabile, la pedonalizzazione di una parte di Largo Brindisi, quindi è un progetto che porterà una riqualificazione importante lì a San Giovanni dove già ci sono due metropolitane, quindi sicuramente interventi di questo tipo possono essere ben, diciamo così, inseriti nel contesto dell'offerta di trasporto pubblico che c'è e che è stata portata.